Ed eccoci qui, amici di Sud TV, continuiamo a lavorare sul territorio, torniamo ormai in piena attività, insomma, in questa lungo periodo estivo, ormai insomma, siamo davvero nel pieno. Lo abbiamo visto anche negli scorsi giorni, perché la sindaca, parlo ovviamente di Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese ha quindi presentato il PUC. Lo aspettavamo in tanti, ecco perché ho voluto in studio con me oggi l'architetto Brunello Di Cunzolo, bentornato. Salve. Con il quale insomma già in passato avevamo affrontato questo importantissimo argomento, Brunello, perché effettivamente parliamo del disegno della città, di come cambierà la città dopo tantissimi anni. Quanti anni era che non facevamo un PUC qui a Battipaglia? No, Battipaglia ha avuto un piano regolatore fu adottato nel 68 e fu approvato nel 72. Quindi insomma diciamo che sono 50 anni. A differenza di quello che affermano i redattori di questo PUC, quel piano era un piano di grande qualità che addirittura ha interpretato l'evoluzione della legge pervenendo a una sorta di attività perequativa fra privato e pubblico che è stata gestita malissimo. Certo. Quindi noi abbiamo un piano, secondo me, eccellente, fatto da un ottimo urbanista, che è stato gestito malissimo. Quindi questa è la dimostrazione che un disegno non è la soluzione. E nel caso invece del PUC, che questa amministrazione ha adottato con un colpo di mano... Beh, però ce l'aspettavamo, insomma, come dire... Ma io non mi aspetto mai che venga violata la legge. In che senso? Spiegaci. Beh, molte volte avete affermato che il PUC è stato finalmente cacciato dal cassetto. Dal cassetto, esatto, l'abbiamo detto. Bene, la legge... In fondo l'ha detto anche la sindaca. Certo, e che lo dica la sindaca è cosa grave, perché, vedi, forse Amintore Fanfani era in un periodo in cui i piani urbanistici si tenevano nel cassetto. Con una serie di riforme, quindi non ti dedico con le norme, dal 2001 noi abbiamo tutte le leggi regionali italiane allineate all'indirizzo nazionale, per cui i piani urbanistici comunali non sono, come dire, una formula, un acronimo che sostituisce il PRG. Il PUC è una formulazione di un piano programma che è la programmazione dell'ente pubblico. E la programmazione dell'ente pubblico dal 2001 viene partecipata. Ora è chiaro che la partecipazione tu la puoi fare anche come ritieni, ma ci sono dei momenti essenziali che non puoi saltare. E come partecipi alla formazione del PUC se non viene reso pubblico? Allora, facciamo un attimo un passaggio, perché diamo per scontato a volte cose che magari a casa non sanno. Quindi, sì, come funziona innanzitutto, brevissimamente? Quindi loro dovevano comunque presentarlo entro funziona luglio. Così, funziona così. Avrebbero già dovuto presentarlo. No. No? No. Entro il 31 luglio, non dove la regione non pretendeva che fosse presentato? No. Non più. Ah, non più, quindi c'è stato un attimo. Okay. Non più, e mi spiego meglio. Come funziona? Io, sindaco, presento il mio programma. Bene. In questo programma c'è anche il piano urbanistico comunale, che deve essere operativo, nel senso che sulle scelte strutturali dei piani provinciali, regionali, io devo dire che cosa vado a fare. Ok, nella mia città. Quali sono gli investimenti, dove piglio i soldi e quali sono le opere urgenti che farò in 5 anni. Bene. Ora, è chiaro che se io adotto un PUC, secondo la legge, che cosa ho fatto? A, ho fatto delle riunioni prima per comprendere le esigenze dei cittadini. E questo va benissimo. E non è stato fatto. E questo va malissimo. La seconda parte è i tecnici formalizzano il disegno, le scelte, le norme, mentre le formalizzano prima dell'adozione, questo PUC è pubblico, questo progetto di PUC è pubblico. Perché? Perché chiamo i cittadini, le imprese, le persone, le associazioni a contribuire per correggere,
indirizzare, cacciare delle idee, partecipare con delle proprie risorse alla formazione della programmazione. La legge è tassativa, cioè c'è un articolo 6 del regolamento numero 5 2011 che dice: prima dell'adozione del PUC io sul piano, sul progetto di piano, partecipo le persone. Ok, questo passaggio non è stato fatto, non è stato colonnello? Fatto. L'hanno tenuto nel cassetto, l'hai detto tu. Quindi, ok, e ma nessun adesso? In nessun comune d'Italia è successo. Noi abbiamo Salerno, ha adottato il piano nel 2008, mi pare. Era pubblico. Il piano di Boigas era pubblicato sui giornali. Tutti quanti ne parlavano, tutti quanti hanno discusso. Non è successo nulla. Il fatto che lo si tenga nel cassetto fa ricordare, in buona sostanza, quelle attività di un lenzuolo che tutti quanti vogliono strappare. E invece non è più così. Sai perché? Siamo passati finalmente in una logica per cui ogni metro quadrato della città dovrebbe valere lo stesso. Quindi io posso decidere che un volume vada ad impegnare una specifica area che è di Maria Rosaria, ma se il verde lo prevedo a un'altra parte, lontanissimo, e mi serve, io metto insieme le due cose. Quindi quest'area verde e quest'area edificabile parteciperanno allo stesso valore. C'è un altro aspetto fondamentale, e cioè il PUC con la che significa perequazione? Significa che ci sono dei diritti che sono normalmente stati, diciamo, disertati dalla politica. Il diritto di chi non ha terreno, non ha casa, paga le tasse, è cittadino italiano e ha bisogno di una casa. E in quel caso il problema qual è? E te lo spiego in modo semplice. Noi siamo stati abituati, e perciò ti faccio questo paragone, a vedere stampare la moneta dalle banche centrali, no? A secondo delle esigenze. Bene, la moneta del comune è il volume. Chi può stampare volume, nel senso che lo distribuisce, si chiamano diritti edificatori, lo può stampare solo il comune. E perché il comune non si trasferisce quote di questo denaro per pagare quelle esigenze e necessità dei cittadini? Perché vedi, l'urbanistica ha cambiato senso e ruolo dopo una stagione che aveva violentato le coscienze. Cioè è diventato un tecnicismo, quando invece l'urbanistica è sostanzialmente interpretare i bisogni sociali. Io devo guardare dal punto di vista del cittadino, e oggi ce ne sono una pletora di cittadini che vive il disagio, che non è solamente disagio economico, disagio di campare, di sopravvivere, è un disagio che nasce da lontano. Noi eravamo abituati a quartieri in cui c'era la comunione fra le famiglie, vero, c'erano i cortili, sì, c'era una società educante, no? Uno di questi quartieri, a Battivaglia, c'è ancora. Quando io ho girato i quartieri, per esempio Taverna Maratea, delle Rose, tu ti trovi le persone che ancora sono abituate a stare con la sedia davanti alla porta, che non è una visione romantica, c'è controllo sociale. Quindi se io non parto per fare le scelte urbanistiche dalla signora che mi dice: ecco la partecipazione, nella mia strada non c'è la lampadina, qui a Battipaglia non abbiamo l'illuminazione neanche al centro, ma come dire, la signora che ti viene a segnalare un problema di questo genere non ti sta segnalando solo un fatto, manca la lampadina, ti sta dicendo c'è un problema di sicurezza, c'è un problema, certo, c'è un problema, come dire, di agibilità. Se io attraverso le città sporche, no? E questo degrado aumenta, ma questo degrado psicologicamente, diciamo, crea una serie di problemi sia alle vecchie generazioni sia alle nuove generazioni, in modo non c'è più quindi un'attività educante della città. La città è diventata un luogo dei conflitti, e questo lo vediamo anche nella forma degli edifici. Cioè gli standard, quando parliamo di standard, stiamo parlando A, gli standard urbanistici, B, gli standard residenziali. Cosa diresti se io, diciamo, da un lato ti dico: ah, ma noi siamo una società moderna, no, noi ci lanciamo nel futuro, tu devi vivere meglio. E poi ti dico: i balconi possono essere al massimo 1,50. Ma perché? Nella nostra realtà, diciamo, a chi facciamo male se ognuno di noi si potesse permettere un terrazzo
diciamo, ampissimo dove stare all'esterno. A chi faremmo male se gli spazi comuni degli edifici, invece di essere migragnosi, i condomini sono un luogo di conflitto, noi non ci conosciamo, facciamo solo storie perché si vive male, sentiamo i rumori, siamo infastiditi. Bene, ma questo succedeva quando c'erano i cortili, che erano spazi residenziali comuni. E c'era condivisione, c'era serenità, io faccio delle norme, se io faccio delle norme che non ti consentono di fare questo, o te lo fanno costare di più, io sto escludendo la maggior parte dei cittadini, certo, da questi benefici, che hanno una ricaduta educante, psicologica, relazionale, e questo è il problema oggi di come affrontare il tema del PUC. Allora, però torniamo un attimo al nostro PUC, quindi tu l'hai guardato, insomma, immagino che sì, tu l'abbia guardato. Sì, ma non è il nostro PUC, è il loro PUC. È il loro PUC, perché però il se sarà adottato... PUC, no, no, il nostro PUC è un PUC partecipato. Ho capito. Perché lo dice la legge. Ma perché ti dico questo? Quando loro dicono apriamo la fase dell'osservazione per 60 giorni, lo possiamo correggere, si fa da tutte le parti. Sono chiacchiere. Sono chiacchiere, perché l'osservazione riguarderà Maria Rosaria, che scriverà avete previsto la demolizione del mio palazzo, per esempio. Hanno previsto la demolizione, voi. Hanno previsto la demolizione dei fabbricati che stanno sulla rotatoria. Facciamo capire, se no, quindi, però comunque sarà questo sto PUC, non è che lo cambieranno. Assolutamente no. Quindi rimarrà il PUC del battipaglia. E ti spiego che la seconda violazione fondamentale di questa adozione è che in agosto è uscita una legge regionale, la numero 13. La legge numero 13 regionale 2022 dice... Voi entro dicembre 2023 dovete modificare i vostri strumenti urbanistici rispettando e recependo quello che dice questa legge. Ora loro adottano uno strumento che dicono di aver avuto nel cassetto da, non so, marzo, maggio, giugno, non so neanche io, che in effetti porta la data invece di settembre in quello pubblicato, e non è adeguato alla legge 13. Ti pongo il problema in modo semplice. Bravo. Tu puoi, se esce una legge dello Stato che dice le tasse le dovete pagare entro dicembre 2023, puoi fare una norma tua, comunale, che non rispetta la norma? No, certo che no. Perfetto, loro questo hanno fatto. Quindi, come vedi, ci sono due illegittimità fondamentali. E non sono un problema di osservazione. Dopo me li spieghi queste cose qua, queste tavole. Sì. Quello che ti devo spiegare subito è questo. Ti faccio una premessa. Io nel 2019, dicembre, appena resero pubblico il documento conoscitivo, sono intervenuto con un mio documento che inviai a tutto il Consiglio Comunale, a ogni consigliere comunale e al Presidente del Consiglio Comunale. Nessuno ha mai considerato quello che dicevo. Anche se poi nei giudizi, nei tribunali, è emerso. Che cosa emerge? Emerge che l'analisi di base conoscitiva significa io mi trovo un territorio davanti, devo sapere cosa c'è, se c'è una penna, se c'è un foglio, quindi devo sapere se ci sono il verde, se ci sono le case, se ci sono... Su questo devo fare una serie di valutazioni. Assolutamente sì. Benissimo. Loro fanno un documento carente. Cioè dimenticano una serie di cose e io gliele segnalo. Loro dicono noi abbiamo 757.000 metri quadrati standard, io dicevo ce ne sono 1.100.000. Il dato sconcertante è che loro dicono oggi guarda che a noi servono 1.015.000 metri quadrati di standard. C'è un deficit perché ne abbiamo 757. Gli standard, spieghiamolo un attimo, Verde, scuole, parcheggi, servizi. Attrezzature, servizi. Ora, io ti voglio segnalare questi dati perché voglio rendere semplice il ragionamento. No? Se ti dico, secondo i loro conti, e c'è una scheda che io ho dato in regia, che è la loro scheda, eccola qua, nella loro scheda tu leggi sulle attrezzature che ci sono 757.000 metri quadrati di standard e per
attrezzature di interesse comune che sono municipio, posta, queste cose qua, ce ne sono 166.000, fra cui anche le chiese, no? E mi trovo, secondo la legge, il parametro che hanno preso loro, 39.000 metri quadrati in più, non in meno, in più. Poi ho i parcheggi e mi trovo che, secondo loro, abbiamo 151.000 metri quadrati con più 25.000 metri quadrati di parcheggi. Cioè, Battipaglia, abbiamo più parcheggi di quelli che ci servono. Poi abbiamo meno... Aspetta, ma abbiamo meno spazi pubblici attrezzati e qui ne abbiamo 317.000 e ne abbiamo meno 189.000, quindi è importante questo numero, no? Poi abbiamo meno aree per l'istruzione, 121.000 metri quadrati di aree per l'istruzione attuali e ce ne mancano 132.000. Ora, io voglio fare un ragionamento con te, lascia perdere quello che dico io, perché questi dati sono tutti sbagliati. Ma sono sbagliati sulla base di un'analisi puntuale in cui ho verificato passo passo, richiamando metro per metro. Metro per metro. Ok, perfetto. Quindi andiamo. È oggettivo. Qualcuno mi deve venire a dire non è vero che questa pandemia. Andiamo a raccontare insieme. E adesso ti dimostro che anche loro lo sanno. Ah, bene, andiamo a vedere. Ora, se vieni a Battipaglia e scrivi un bambino alla scuola, tu te lo ritrovi in un'aula? Certo che sì. Certo che sì. Noi in questo momento abbiamo un disagio scolastico solo perché hanno abbattuto le Fiorentine. Sì. In sede impropria c'è solo la Fiorentina. Sì. Giusto? Sì. Perfetto. Per quanto riguarda i parcheggi invece, se vieni a Battipaglia con la macchina, tu lo trovi il parcheggio? No. Soprattutto in centro. E come facciamo ad averne più 25.000? E forse sono dislocati nelle periferie. Male. Ecco. Allora, come vedi, c'è un problema di percezione. È certo che se io parcheggio allo stadio troverò spazio. Certo. Però non posso percepire al centro che ci sia questo. Come si risolve in urbanistica questo? Si risolve ribilanciando le questioni. Quando parliamo di rigenerazione urbana, diciamo, mancano delle funzioni in un luogo, rendiamo attrattivo quel luogo. E dall'altra parte mancano degli spazi in un luogo, il verde, al centro, introduciamo queste aree. Come lo faccio? La rigenerazione, vedi, a differenza di quello che si immagini, non è fatta di regole ferree. Questo piano invece è impostato esattamente così. Se io butto a terra un fabbricato... Ci metto il verde. No, lo posso ricostruire, ma così com'è. Con l'altezza che ha, con il numero di appartamenti che ha, mi dici io che incentivo ho, che beneficio ho a buttare a terra un edificio e quindi a spendere dei soldi per fare la stessa cosa? Nessuno. La rigenerazione invece tende a dire, vediamo il quartiere di Taverna, punto su Taverna solo perché è il quartiere che si presenta come ti ho detto, cioè dove c'è ancora una società educante. Ma lì le fogne, ogni volta che viene a piovere, saltano. Le strade sono strette, gli edifici sono quelli della, dell'anteguerra, della originaria costruzione e, diciamo, fatte in autocostruzione. Io lì dovrei intervenire per dire, vi convinco a buttare a terra, fare strade più ampie, fare viali alberati, fare un'edilizia più, diciamo, agile e... introduciamo delle norme sugli standard per cui potete fare dei grandi terrazzi, possiamo mettere quello che volete, il verde verticale, i cortili interni, gli spazi di socialità. Una città articolata che non è fatta più di grandi parchi, ci sono anche quelli recintati ad orario, ma c'è una diffusione, un'integrazione fra spazi verdi e di vivibilità, spazi di socializzazione e abitazioni. Ora questo, con la rigenerazione, questo come avviene? Non avviene con un modello che fa capo al volume, ma fa capo ai principi economici. Come convinco Maria Rosaria a buttare a terra il suo edificio per farci una strada? Dove le piglio le risorse? Io la posso premiare.
gli posso dare una serie di incentivi, posso stampare moneta. E come faccio a dare la casa a chi non ce l'ha? Io posso stampare moneta anche per me. Posso, in buona sostanza, per esempio, risolvere il problema delle case ex gli ACP, dove ci stanno quelle povere gente a Via Etruria che vive male. E ho delle sacche sociali, delle sacche che, diciamo, istigano alla violenza, alla disperazione. Il problema nostro è partire dagli occhi della gente. L'edilizia sociale non ce n'è in questo punto. Come? La prevedono, in buona sostanza, all'interno di comparti edificatori, no? Loro dicono, il quadro conoscitivo è questo, non è vero, e poi ti dico perché, e lì dove c'erano le aree verdi del piano regolatore, pessimo, che loro dicono era pessimo, noi ci andiamo a mettere in parte i fabbricati nuovi. Non è rigenerazione. Io non sto spendendo i soldi per cercare di risolvere il problema del verde. Io sto dicendo che lo standard mi manca per 132.000 metri quadrati per scuole, e non è vero, perché gli alunni stanno tutti là. E sto dicendo che i parcheggi ce n'ho di più, e non è vero, perché sono dislocati male. Sto dicendo che gli spazi pubblici attrezzati non ce l'ho, e non è vero, perché non ho conteggiato quelli che ci sono. Allora, spenderò male i miei soldi perché li investo su un quadro conoscitivo che è sbagliato. Che è sbagliato. Quindi tu le esigenze le stai calcolando come un numero. Chiaro, e se le calcoli come un numero, li distribuirai come un numero. È chiaro. Allora, se io ti dico che al centro, per esempio, Battipaglia come è caratterizzato? Come tutte le città medie. Vai a Salerno, a Eboli, è la stessa cosa. Al centro, l'ex GESCAL, gli ACP, ha fatto le case popolari negli anni 50, 60. Secondo te quelle case che sono basse dovrebbero, potrebbero essere i polmoni centrali dove libero la superficie, le macchine le metto sotto e troverai parcheggio a centro e sopra, come dire, faccio degli edifici dove duplico l'altezza, triplico l'altezza, ci metto case pubbliche, anche comunali, che posso ricevere con la perequazione. Perché questo piano non considera proprio quelle aree che sono pubbliche? Dove stanno gli edifici delle case popolari? Perché forse ci vogliono più soldi così. No, la legge infatti dà una premialità a quelle proprietà del 50% di volumetria. Capisci? Quindi... E io posso addirittura prevedere nel mio piano piani di rigenerazione urbana che ricostruiscono, diciamo, le necessità. E io non dico che deve essere un piano di demolizione. La rigenerazione urbana significa anche mantenere le persone lì con la loro cultura. Per esempio, ti faccio un esempio, noi abbiamo quella bellissima piazzetta con quel bellissimo albero che è stato frutto di una stagione straordinaria, dove Carmine Battipede era il promotore del teatro dei ragazzi, dove l'animazione sociale avveniva. Ecco, quegli spazi vanno sicuramente conservati, ma tutto il resto non ha un valore se non per la gente che ci abita e che rimane lì, a cui bisogna dare delle risposte. Come? Con il denaro che si sviluppa con la stampa del volume del credito. Ora, perché è fatto male? C'è una seconda scheda che ho dato a Gianluca, a Giancarlo, che riguarda gli standard in modo specifico. Eccola qua. Se vedi in questo elenco, io ho fatto uno stralcio, no? Loro mettono una serie di luoghi, no? Vedi il numero 15, leggi Palazzauli. Sì, Palazzauli. Benissimo. E vedi 9... che 121,66 metri quadrati. Perché sto puntando al Palazzo? Perché evidentemente si sa precisamente quanto è grande. No, tutte le aree sanno quanti sono grandi. Il problema è che non le contano. E ti faccio un esempio. Quello è uno spazio pubblico attrezzato. C'è uno di quelli in cui c'è carenza. Abbiamo, secondo loro, meno 189.000 metri quadrati. Te le potrei elencare tutte perché le ho tutte verificate. Quelle che non hanno messo.
Ma ti faccio solo un esempio per farti capire come è straordinario il problema. Il nostro piano urbanistico nel 68 aveva già prefigurato che i privati concorrevano agli standard. Eh beh, certo. Se fai la clinica Salus, certo. Che non è in quell'elenco, clinica Salus non è in quell'elenco. Come cosa è stato inserito? Ah, beh, è un volume che è calcolato come residenziale. Come residenziale. Ma questo non significa che sarà residenziale, è una clinica, solo che non è uno standard. Non è considerato non uno è considerato standard. Uno standard da questi. Ma dal nostro piano regolatore sì. Sì, dalla legge sì, dal Servizio Nazionale Sanitario sì. Sì, come sono considerati tutti i poliambulatori. Io ho fatto... Può essere stata una svista questa, una no, scelta? No, è una scelta, è una scelta. Questa scelta scellerata cosa ti fa considerare? Che la gente percepisce che va a fare le analisi al centro, fa la fisioterapia, fa i balli di gruppo, va in palestra... fa fitness, tutto questo c'è a Battipaglia, no? Penso è corposo. Sì. E se io lo considerassi, come hanno fatto loro, un volume residenziale, tu ti trovi un volume residenziale eccessivo, secondo loro. Ma oggettivamente è considerato uno standard? Il Palazzauli di chi è la proprietà? Del comune? No. Ah no, non lo so. Fu venduto alla società di pallacanestro e quindi che fa capo a Rossini. Quindi è privato. Ed è considerato? Pubblico. È considerato. Quindi c'è un errore. No, c'è un errore per tutto il resto che non c'è. Ti faccio un esempio. Il Comune ha fatto una delibera tempo fa in cui ha fatto una variante urbanistica e ha approvato il cartodromo del Sele. Tu sai che abbiamo il cartodromo sì, a Battipaglia, sì, no? Sì, è vastissimo. Sì, un po' verso di là. È vastissimo. Sì. Pure quello è uno spazio pubblico attrezzato, d'iniziativa privata, come il Palazzauli. Ma non c'è. Perché è privata? Perché non c'è? Io non ho capito questo. Ma bisogna chiederlo a loro. Ah, ecco, no, pensavo lo sapessi. Perché io, no, ma voglio dire, io all'epoca l'ho segnalato. Ho detto, se, diciamo, questa è una struttura sanitaria convenzionata col Servizio Nazionale. Perché non è considerato standard tutte quante, di edilizia privata? E il nostro piano regolatore lo considera tale. Se tu fai un quadro conoscitivo e dici io stamattina piglio una penna, non mi puoi dire che dentro non c'è l'abiro. C'è l'abiro. Mi devi dire se ancora c'è inchiostro dentro e quanto ce n'è. Certo. Se tu, io ho prodotto questo piano con queste attrezzature, con questi spazi e tu non mi li conteggi, stai sbagliando ragionamento. E quindi stai partendo da una base falsa. Il problema è la percezione. Perché è vero che al centro c'è carenza, ma non è vero che nella città c'è carenza. Nella città, e ti dico un'altra, ti svelo un'altra cosa, la legge non dice che la nostra condizione, gli standard debbono essere 1.015.600. E cosa dice? Dice che siccome la densità che noi abbiamo raggiunto, quindi è relativa, è di zona B, nelle zone B la legge prevede 10 metri quadrati di standard ad abitanti. Quindi, se loro prevedono 1.015 calcolandolo a 20 metri quadrati per abitante, ce ne vorrebbero per la legge solamente 500.000. E quindi se ne abbiamo 757 sarebbero sufficienti. Ora qui sto facendo un ragionamento scomodo. Perché sto facendo un ragionamento scomodo? Mi spiego. Perché è chiaro che io vorrei avere più verde. Però stai dicendo che ce l'abbiamo. Per la legge. Per la legge. Ma per la legge a noi ci mancano 132.000 metri quadrati di scuole, che non è vero. Perché vedi, il problema è esattamente questo. A me nessuno mi dice di poter andare oltre. Quindi io prefiguro che effettivamente, se ho solo 317.000 metri quadrati di spazi pubblici attrezzati, e non è vero, io ne vorrei di più, ne vorrei 1 milione. Lo posso fare. Quindi certo, vado lì a spendere moneta. Certo. No, che sarà in termini urbanistici. Ma che ti serve? Ma che ti serve dirmi che c'hai 1.015 metri quadrati necessari prevedendo 132.000 metri quadrati di scuole? Però io quello che non ho capito, cioè secondo te è stato un errore
Nel senso hanno calcolato male, sono incompetenti, oppure è voluto per altre motivazioni? Non lo sai realmente? A me, hanno abituato mi hanno abituato a un tipo di ragionamento. Io ragiono in termini razionali e oggettivi. Quando non c'è una razionalità in una scelta, non mi pongo il problema perché la stupidità della scelta. Mi pongo il problema come risolvere il problema. Il problema... Ma loro non ammetteranno mai che c'è un errore. Scusami, e quindi il problema... Io te lo ripeto, il problema è anche tuo. Tre sono le cose, però. Il problema è anche tuo. Tu fai la giornalista. Io ti dico, c'è questa penna. La possiamo vedere, fotografare, toccare. Se la tocchi pure tu che fai la giornalista, testimoni che la penna c'è. Esatto. Giusto? Sì. Possiamo continuare a sostenere che televisivamente non che non c'è? Qualcuno potrà venire qua a dire no? Qualcuno potrebbe dire che hai sbagliato tu i calcoli. La penna. I calcoli. Ma cioè le ipotesi tre sono, o hanno sbagliato di proposito? I calcoli sono una somma. O un errore. E io ti sto spiegando. La somma, no? Se là dentro c'è il Palazzauli, che è una struttura privata, che concorre allo standard, perché non c'è il cartodromo? E non te li cito gli altri. Perché il cartodromo siamo lì, quindi siamo la stessa, non è come la clinica, però anzi no, la clinica è stata conteggiata, ma no, la clinica non è stata conteggiata. Nel residenziale, detto. Ti sto dicendo, quando tu fai un'analisi del volume, loro non hanno fatto un'analisi del vano. Ho capito. Comunque. Quando loro ti dicono, perché l'altra cosa grave è questa, loro ti dicono, guarda, a Battipaglia abbiamo una densità di 1,1 abitanti a vano. Cosa significa? La legge dice che al massimo può essere 1 a 1. Quindi loro dicono c'è un lieve deficit di vani, cioè ci sarebbe bisogno di volume per apparare la popolazione che c'è adesso. Tu hai sentito dire per anni, e no, troppe case invendute, Il problema è che c'è l'invenduto. Qual è il problema? Se c'ho dell'invenduto vuol dire che le case che sono state vendute, sono accessibili, sono affollate. C'è troppe persone all'interno della stessa casa e questo è un disagio. Quindi la legge dice deve essere 1. Loro calcolano 1 e 1 considerando un dato. Qual è il volume a Battipaglia? Lo cacciano dall'aerofotogrammetria. Mica hanno fatto il calcolo in un fabbricato. No. Se c'è il centro fisioterapico, se quella è la clinica Salus, okay. Se quella è il centro commerciale, se quella è la media struttura di vendita. Allora è chiaro che il dato conoscitivo è sbagliato. Cioè io sto ragionando come? Vado dal medico, dico ho mal di pancia, il medico mi fa una visita, dice guarda, tu ti devi fare queste analisi, un'analisi del sangue, una gastroscopia, una TAC, una eco, vado a fare gli esami, quindi è il dato conoscitivo. Se quel dato conoscitivo me lo sbagliano, e vado dal medico, e il medico dice, ah, cavolo, tu c'hai la glicemia a 400, e casomai gli hanno dato un'analisi di un altro, e io ce l'ho normale, a me mi ammazzano. Perfetto. Quindi la cura, che è quello che ci giochiamo per il futuro delle nostre generazioni, è una perdita di opportunità, di chance, e anzi è dannosa. Perché probabilmente farò una serie di cose inutili e sperpererò altro denaro. Allora abbiamo veramente 2-3 minuti per chiudere, perché abbiamo fatto già più di mezz'ora. Sì. Quindi detto questo, abbiamo capito che c'è un problema di fondo, abbiamo capito che ci sono degli errori di fondo. Ora, perché, per come l'abbiamo fatto, magari lo chiederò direttamente alla sindaca se mi ammetterà questa cosa, vedremo. L'ho invitata tra l'altro, quindi penso che la settimana prossima la vedremo. Questo significa che la città, in sintesi, se dovesse rimanere questo PUC, come cambierà? Allora, Maria Rosaria, seguimi. Io ti invito a fare un ragionamento diverso. E cioè, il PUC, abbiamo detto, deve essere partecipato. Ecco, la partecipazione a confronto, cosa che è mancata pure in campagna elettorale. Nessuno lo vuole più il confronto. E non volere il confronto significa alimentare la menzogna. Quindi, io sono uno specialista, sono un urbanista, ragiono in un modo adeguato, secondo, diciamo, la progressione della cultura nel settore. Non sono abituato a ragionare non assumendomi responsabilità,
oggettiva. Io ragiono con metodo scientifico. Sperimentale. Quindi il problema è: possiamo cambiare registro e aprire una stagione di confronti civili, sereni, per far sì che oggettivi? Perché se c'è chi abbiamo delegato alla cura del bene pubblico, mi sembra normale che bisogna uscire da queste cose. Vedi, sul distributore di carburante stanno facendo ulteriore confusione. Noi ci siamo già detti che lì il problema è un contrasto col piano urbanistico e una violazione di competenze. Se c'è un vincolo conformativo, quell'atto non poteva essere rilasciato dall'ufficio, ma era una competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Noi non possiamo scambiare i ruoli, perché altrimenti c'è un'illegittimità. Quindi quello è illegittimo. Sì, e il problema è, ripeto, se tu glielo segnali e loro vedono, perché l'errore è umano, è possibile, certo, hanno sbagliato, tu come fai a recuperare? Ma se è competenza del Consiglio Comunale, portatelo in Consiglio Comunale, approvate una variante, perché non lo fanno, lo vuoi sapere? Perché il Comune non può fare varianti al piano urbanistico per legge se non ha il PUC. Quindi lo faranno adesso? Non lo so che faranno, ma voglio dire, l'equivoco è questo. Allora, se continuiamo a dirci menzogne e a non sviluppare confronti, perché la fase osservativa non è il confronto. La fase osservativa, tu scrivi... Deve essere prima. Io giudico, valuto. Sì, sì, è chiaro. Non è partecipazione. È, però siamo ancora in tempo. Sì, a impugnare, invito tutti i cittadini a impugnare la delibera. Cioè, se i consiglieri comunali non si muovono a tutelare il proprio ruolo, la propria competenza, la propria prerogativa, e addirittura nessuno di loro è andato dalla segretaria comunale, per dirtene una, a dire: io pretendo di vedere il PUC, tu lo tieni nel cassetto, non lo puoi fare, violi la legge. La segretaria dice: ma l'amministrazione, chiamo i carabinieri, tu basta che mi dici, davanti ai carabinieri, guarda che la sindaca mi dice che io me ne raccontenterò, vado alla procura, vado al tribunale amministrativo e vado a dire: devono cacciare il PUC, perché la legge dice che lo devi rendere pubblico. Allora, capisci? Detto. Non c'è più, nessuno tutela più le istituzioni. E allora tuteliamole noi. C'è una televisione, c'è una giornalista, l'abbiamo detto, la quale invece di chiamare singolarmente le persone, no? Capito che c'è un altro punto di vista, che è oggettivo, che lì dentro mancano una serie di cose. Abbiamo visto il palazzo. L'abbiamo visto, sì, certo. No? Abbiamo visto una serie di scelte assurde. Ti devo dire che non c'è il castelluccio fra le attrezzature di interesse pubblico. Ecco. No? Tanto per farmi una provocazione estrema. C'è la demolizione del hotel commercio. La demolizione. Per fare... E te lo spiego, perciò dico, quando è una cosa assurda, è inutile ci ragioni. La SS18 è troppo ingolfata. Ne faccio una strada parallela che si innesta sulla SS18 dove sta l'incrocio e butto giù l'hotel commercio. Certo, così. Poi vado più avanti e la innesto dove sta, alla fine di Battivaglia, dove sta De Caro, per intenderci, il San Luca, l'innesto in quell'altra rotatoria. Scusami. Ma proprio come tecnico, no? Se io ho un flusso di macchine qua che si ingolfa e ne faccio una parallela e vengono qua, io ho risolto il problema per un tratto da A a B, ma a B, dove ho l'altro incrocio, si ingolfano lo stesso, si ferma proprio, è un tap, è un culo di bottiglia, si dice. Quindi il problema è: che vuoi che ti dica sotto il profilo della coerenza e logicità tecnica? Solo che buttano a terra il fabbricato del hotel commercio. E per quale ragione? È una risorsa, dovranno pagare dei soldi. Quanto sarà quel costo? Un bel po'. E per quale risultato? Per ingolfarsi più avanti. Allora...
E allora c'è da lavorarci, ci lavoreremo e ci lavoreremo anche insieme, continueremo a seguirlo, lo stiamo facendo anche con Civicamente, stiamo seguendo anche loro, insomma cerchiamo di dare un risultato nell'attesa anche che venga la sindaca, così cerchiamo di capire qualcosa in più. Ma il confronto va benissimo. Guarda, più che la sindaca, per noi figurati. Ma la sindaca può capirne di... Non lo so. E i tecnici, però i tecnici sai benissimo che non è che... Il confronto vanno... si fa con i tecnici. Ho capito, il confronto si però... fa con i tecnici e con i politici, ecco, che prima verificano queste cose guardate dal basso, perché esatto. L'urbanistica non sono parametri, numeri, capito? Esatto. È l'esigenza del povero Cristo, del bambino, dell'anziano, della mamma. E se lo guardiamo da quel punto di vista, il risultato è scandaloso. Assolutamente sì. Quindi i confronti tecnici, e politici, che ascoltano però. Noi ci proviamo come sempre, lo sai benissimo che l'abbiamo sempre fatti e abbiamo sempre tentato di farlo, lo faremo anche questa volta e sicuramente sottolineando l'importanza, perché davvero in questo caso si riversa tutto sulla città e sui cittadini, quindi più di questo non può interessare. Grazie come sempre all'architetto Brunello di Punzolo, che cerca di far capire le cose anche a me, che ciò che riguarda l'urbanistica non ne capisco molto, quindi lui riesce a farmelo capire. E grazie a voi come sempre per averci seguiti. Se avete dubbi, perplessità, insomma sulle cose di cui abbiamo parlato, scriveteci, che poi chiederemo ovviamente informazioni a chi ne sa più di noi. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.